Ciao ragazze e ragazze, eccomi qui. Vi mostro delle cosine al volo perché sono in ultra ritardo. Sono truccata un pochino, ho accompagnato mia figlia al lavoro, perciò mi trucco un pochino. Ho delle novità da mostrarvi, altre ve le mostrerò più in là. Allora, ieri mi sono arrivate i due gloss di Clio, che li trovo divini. Ho acquistato questo rimpolpante, l'ho subito, oh, che buono, applicato ieri sera. Lei l'ha detto in un suo tutorial che è stata a studiarlo molto bene, e l'odore che causa quel prodotto che fa rimpolpare le labbra è sgradevole, quindi lei ha cercato di mettere una profumazione che è difatti l'ha azzeccata in pieno, perché per me è il top, è deliziosissima. E poi ho acquistato questo, che è un gloss, è ovvio, sì, però è molto scrivente. Adesso lo applico con voi. Ho acquistato tempo fa, che difatti è già a metà fancherina, la matita di Astra. È molto molto carina, curativa, è naturale al 90% e quindi ha le sue proprietà. E poi prezzo, qualità prezzo top. Questo era il numero 04 che applico. Sono al solito di corsa. Ma va così, tra il caldo, meno male ieri c'è stato temporale. Però. Bene, applico questo, così ve lo mostro. Vedete com'è. È un gloss, ma è bello bello carico. Io ho preso questa colorazione ancora per oggi, che è là. Picco, ricco, non lo so. Comunque è la quella malva, è l'unica sul sito di Clio. E solo per oggi, ancora per oggi, anche se ne prendete uno solo, non c'è le spese di non mi fanno pagare le spese di spedizione. Quindi, poi sempre di Astra, avevo preso questo qui un po' di tempo fa, che è una tinta labbra. C'è dentro praticamente uva, mandarino e mora, ed è top. Poi, sul sito di Essence ho acquistato questo qua, che è bellissimo. Questi giorni l'ho sempre messo, ma adesso ho applicato questo e quindi ve lo mostro qua. È bellissimo, è super scrivente. Ha dei micro, assomiglia, glitterini, assomiglia a, è tipo, la chiamano tinta labbra persino, in particolare come prodotto, ma è il top. E ho acquistato anche questa, la collezione è Cut, è questa qua di Essence. Praticamente quella estiva, infatti,
ed è una roba spettacolare. Io prendo un pennellino che avevo preso da Amazon e applico qui il blush. È molto molto scrivente, rosato, molto carino, eh? Molto molto carino. E qua ha il suo illuminante che è altrettanto molto carino. Poi vi farò vedere altri prodotti che ho acquistato di altri brand non costosi. E nulla, volevo mostrarvi questo. Poi due palette mi sono arrivate come regalino per Sant'Anna oggi, ed è dalle mie figlie la Neutral e Shadow Palette Gem Nude di Bar Mineral. Il suo package è quello. Una palette molto sobria, naturale, perché è della Bare Mineral, e molto carina, un po' spartù da portare in giro. Guardate che colorazione, no, molto molto bella, scrivente, veramente top, a me piace particolarmente. Sapendo i miei gusti, sono andate a scatola chiusa, diciamo, tra virgolette. Molto molto carina. E poi, siccome la volevo da un po', anche se è l'ultima collezione, è questa palette, è quasi sold out in tanti store, in tanti siti. Non so dove l'hanno acquistata, sono sincera, non gliel'ho chiesto perché si offendono, e no, è giustamente, ma te l'abbiamo regalata noi. Va bene, con lo sconto, e sono felicissima così. Guardate lo spettacolo di questa palette. Ne fate altre due, ma questa è una colorazione particolare che non poteva non piacermi. È stupenda, troppo troppo stupenda. Nulla. E poi, come regalino, stamattina mi hanno dato questo braccialetto che non si rovina. Aspettate se riesco. Si è incastrato con gli altri. Ne ho poco. Mamma, hai detto che ne avevi pochi adesso. Ce la faremo? Vabbè. Penso di sì. Vabbè, dai. È questo qui comunque, vedete? Non è della Ferragni. È a questa bambina che io amo. Io i bambini, loro due sono piccoli, per me sono le mie piccole, nel senso buono ovviamente. E quindi mi hanno dato anche quello, bellissimo, sono rimasta commossa come al solito. Queste due me le hanno date ieri sera, che sono arrivate da poco. Questa l'hanno tenuto e me l'hanno dato stamattina. E nulla, questo è quello che volevo mostrarvi. Più di tutti. Poi vi mostro anche questo, già che sì, ci siamo, dalla Bare Mineral, ed è questo colore di rossetto, ma è un classico che direte, ma sono sempre quelli, siccome a me piacciono tantissimo. E nulla, poi altre cosine, ma più in là le farò, perché ovviamente non. Come vi ripeto, non sono prodotti che, a parte i regali che compro sempre, ma li riaccimolo e non me li faccio vedere spesso. Ho cambiato tattica, insomma. Io vi mando un bacione, vi ringrazio per chi su Instagram mi ha già fatto gli auguri di Sant'Anna. Io amo il mio nome, nel senso che, essendo cristiana, poi so la storia.
e vi saluto.